Buongiorno. Che sta succedendo? Niente, sto facendo il caffè, qual è il problema? Sì, qual è il problema? Ok, è il secondo caffè che faccio in quella tazzina, ok? Ok? Infatti questo è un po' più lungo perché praticamente il primo me l'ha buttato a goccia, 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 goccia e l'avrei dovuto fare lungo in modo tale che avrei potuto fermarlo. Ma perché fa così? Perché fa così? Perché questa macchinetta... Sì, vabbè. Qua c'è la colazione di Christian. Oggi è venerdì. Per me è sabato. Per me è sabato da 3 giorni. Domani sarà sabato davvero. Ma cosa vuoi? A me non mi pagano come te. Quindi posso rilassarmi. Qui ci sono i due puzzoni e qui c'è la mia colazione. Che cosa sono? Sono delle piccole perette minuscole e questa è una bibita fantastica, ragazze. È acqua. Certo, Dio, l'ho visto, papà, scusa per... Papà ti ha pistato. Scusa, amore. Tutto perdonato, dai. Tutto perdonato. È tutto perdonato. Rimasta su. Qua invece abbiamo dello schifosissimo yogurt greco bianco con della marmellata di fiori di sambuco e uno o due caffè, diciamo. Ma sei veramente simpatica questa mattina, amore. Ma dove vai questa mattina, amore? Al lavoro? No, pensavo di andare a... Bene. E niente, noi ci rivediamo stasera. Sì, senti i capelli che mi andavano un po'. Ah, ma devi mettere il gel. No, la cera. Vabbè, la cera, il gel, la colla, insomma. Sì, silicone. Buona colazione. Grazie, vuoi far vedere il risultato finale? E secondo me tu lo fai soltanto perché ti piace mischiare i colori. Ah, guarda i cretini. Là abbiamo un... una lotta in corso, ma Shanti non c'ha voglia di mattina. No. Mio! Dopo che cegate! Allora! T'ho visto, eh! Colore finale è un rosa. Rosa, rosa antico. Perché sembra che ti sta prendendo un accidente? Sei stressato, Christian? Sto sfogando tutti i miei sentimenti in questo gioco. È come Milo che li sfoga sulla pallina. Uguale. Vabbè, ti penserò mentre sto a casa. Anche io ti penserò. Sì? Sì. Davvero? Quando la sera scende. Capito? Qui qualcuno è arrabbiato. Senti, ho mangiato lo yogurt io. Come faccio a dare lo yogurt? È lei che c'ha la pera. E smettila tu! Si sente presa in giro. Dai, adesso se riesco te lo do un pezzettino. Piriccia, la pera. Un pezzettone! Aspetta, tutti e due, aspettate. È volata, oh, ma che è? Te la do, Shanti, te la do. Hai fatto una macumba, mamma. Perché non stavo qua a riprendere? È volata pure a te. Se mai ci avessi riflessi pronti. Beh, ho capito, c'ho la macchinetta sulla mano. Tutte scuse. Oh. Non mica sai tutto, sa. No, neanche un po'. Buongiorno comunque da me e dalla mia opera d'arte che si è venuta a creare questa mattina. E avevo fatto una cipolla, poi con la notte è diventato un... una... Oppure come possiamo chiamarla? A me ricorda quei stuzzicadenti che si mettono alle feste. Quelli lunghi, no? E nulla, ormai non ho più ritegno, mi faccio vedere in qualsiasi modalità. Salsa. In qualsiasi? Salsa. Salsa, sì, anche. E, oggi staremo insieme, io e voi. Lui no, perché lavora. A parte che penso che stai riprendendo i fornelli. Ma lui lavora,
i fornelli. Guarda che stavo riprendendo te. Sì. Stavo riprendendo la telecamera, era puntata di là. Adesso non devi tagliare nessuna scena. Ripresa integrale. Ok. Lui no, perché lavora. A parte che penso che stai riprendendo i fornelli. Che loro meritano di sapere la verità. Certo. Senti, lo fai passare. Che pente! Che pente! Cos'è? Mi fate passare? Che pente! Sì, ma io non vorrei dirti, ma sei in ritardo. Allora, se non me lo vuoi dire, non dirmelo. Ma sei in ritardo? Ma io tu non volevi dirmelo. Nulla, oggi andremo al piano di sopra e puliremo casa di mamma. Quindi venite con me al piano di sopra. Allora, eccomi qua. Sono al piano superiore e adesso ho aperto tutte le finestre e nulla. Adesso inizio a pulire. Iniziamo dal bagno, perché inizio dal bagno, poi faccio le camere, poi sala e poi cucina e la scala, ovviamente. Abbiamo questa meravigliosa scala in legno che va pulita ogni 3x2 perché è veramente uno sbrocco. Poi bisognerà portare su quel ventilatore lì e anche questo sdraio che ho preso dal balcone. Ma voi l'avete visto mai il balcone di mamma? Mi sa di sì. Vabbè, da qua c'è una vista pazzesca comunque. C'è anche la zanzariera. Io non ho voglia di aprirla. E nulla. Iniziamo a pulire. E basta. Inizio a pulire. La zona notte è finita, pulito bagno e cameretta, bagno, cameretta e camera, corridoietto e adesso sala e cucina. Oh, ragazze, quanti gingilli c'ha mamma, mamma mia, per dirvene una. Adesso mi aspetta questa meraviglia che non mostro da vicino perché ci sono le foto, ma vi rendete conto? Tutti i quadri, quadretti, cose, cosine da pulire. Buongiorno. Buongiorno. È cambiato tutto. Ieri ho finito di pulire, vi ho lasciato nel momento in cui ho iniziato a pulire la sala e poi non me lo so più cagato perché non ce l'ho fatta. E ho fatto il nuovo semipermanente. Aspettate. L'ho accorciato tantissimo, perché col lavoro it's impossible. Ho fatto un mega ciambellone. Semplicissimo, lo vedete nero perché c'è lo zucchero di canna che gli dà sto colore, altrimenti è normalissimo con le gocce di cioccolato. Christian, puoi mangiare? Ah, ok. Mi stavi osservando. E nulla, oggi andremo a fare la spesa, ma adesso vediamo, dipende quante cose, buono? Dipende quante cose devo prendere, perché se sono poche le inserisco qua, altrimenti facciamo un video spesa. Tu invece? Corso del muletto. Stamattina ho corso del muletto al lavoro, devo andare giù alle 10, quindi ancora... Ah, alle 10 devo andare giù? Mm-hmm. Madonna. Ma ancora un'oretta abbondante. È così. Salve fanciulle, ci rivediamo. Allora è sera, siamo andati al cuore dell'Adriatico e da dei cinesi che adesso tra un pochino vi mostro che cosa ho preso, perché domani, che è domenica ma credo che voi lo vedrete adesso, non so se in questo vlog o se nel prossimo, andremo a decorare casa in stile autunnale, quindi dopo vi mostro che cosa ho preso. Comunque, invece al cuore dell'Adriatico abbiamo preso del fantastico sushi, quindi abbiamo del sashimi di tonno, sashimi di salmone,
dei svariati tipi di nigiri, poi ci sono dei roll, altro sashimi, questi sono quelli piccolini, questi sono quelli con la verza. Aspettate, perché non so se vedete bene, ecco qua vedete meglio, questi sono quelli piccanti, quelli con la cipolla che a me non piacciono, altri due nigiri e altri piccolini e nulla. Quindi stasera ci mettiamo a mangiare questo sushi meraviglioso e poi ci guardiamo Tu sì che vales. Allora vi faccio un attimo vedere che cosa ho preso, e non c'entra niente con l'autunno, ma ho trovato una leccapentole col manico di legno perché ne avrò sfasciate una cosa come 3-4, e quindi alla fine ho optato per questa qua perché le altre in plastica, col manico in plastica, mi si spezzavano tutte. Speriamo bene. Poi ho preso due gerine piccoline per portarmi la crema al lavoro, e sono piccoline quindi riesco meglio, crema a mani, crema quello che sia, olio di cocco, insomma, quindi mi sono sembrate 80 centesimi molto comode. Veniamo. Ciao a tutti. Io nel frattempo entro. Come? Faccio cose. Fai cose? Sì. Tu pure fai cose? Milo, tu pure fai cose? Milo, hai lasciato l'ossetto di fuori, vero? Sì. Sì, bye bye. E Shanti? Nel casino delle coperte là. Perdonatemi. La regina. C'è mamma? Veniamo alle cose autunnali. Allora, ho preso questa zucca bellissima, l'ho pagata 6,50 euro dai cinesi, è secondo me molto molto molto, però è enorme, cioè questa è la mia mano, capito? E andremo a vedere che cosa farci. Tra l'altro c'era anche tutta completamente arancione, ma questa qua secondo me è più veritiera, e ho preso questa. E poi ho preso un panno di questi qua, tutto brillantinato, è marrone, rende abbastanza il colore, diciamo che il colore è più così che così, ok? E vedrete che cosa ci devo fare. Nel frattempo qua c'è la polpetta di carne per i topolini. Io tutte le sere cuocio questa polpetta di carne, che poi vabbè, faccio tutta a pezzettini e la metto nel riso semplicemente bollita. Eccolo qua, l'ho aperto così lo vedete meglio. Che dire, io non andrei oltre, mi metterei seduta. Qua c'è ancora la carnina per i topi e tra un po' mangiano pure loro. Forse. Come forse? Guarda che Shanti se la prende. Ari, buongiorno, oggi è il giorno dopo e vi mostro che cosa ho preso da Happy Casa. Allora, che ne pensate? Non è meraviglioso questo copriforno grigio? Io lo adoro. E nulla, è fatto con gli strap, qua si strappa e si attacca, si infila e poi si attacca. Ovviamente se c'avete la maniglia. E boh, vabbè, è bellissimo. Poi ho fatto un altro acquisto, ovvero, adesso vi faccio vedere, ho preso questi strofinacci, sempre sul grigio, vengono venduti tutti insieme, cioè era una cosa a tre. Questo è fatto così, questo fatto così che richiama il pezzo qua sotto di questo, e questo è grigio come qua, uguale. Un'altra cosa che ho preso è questo runner, che è stupendo, cioè guardate, vabbè, ci sono un po' di cose sopra il tavolo perché vi devo far vedere alcune cose, ma è bellissimo. In realtà è un tappeto, ma ha la stessa, vedete, l'ho preso nella zona tappeti, ma ha la stessa stoffa identica delle tovaglie, quelle diciamo un po' più spesse in gomma, però sopra è di tessuto, e quindi niente, è meraviglioso, mi piace tantissimo come ci sta, e fatemi sapere che cosa ne pensate. Tra l'altro lo adoro con le alzatine. Poi ho fatto un altro acquisto abbastanza importante, ora qui vedete soltanto un esempio, che sono questi piatti. Praticamente ho preso i fondi, cioè scusate, i piani, e li ho presi di questo color tortora, diciamo, e poi ho preso i fondi, ma li ho presi bianchi. C'erano anche tortora, ma era troppo tortora. Praticamente c'era tutto, sia bianco che tortora, e anche grigio,
ma secondo me l'accoppiata vincente è questa. E fatemi sapere anche di questo che cosa ne pensate. Ora, io chiudo questo vlog, ci vediamo nel prossimo video, che credo sarà l'home decor o un video spesa, adesso non lo so, non mi ricordo No, dopo di questo c'è l'home decor autunnale. E basta, io vi saluto, anche la lavastoviglie vi ha salutato, ci vediamo al prossimo video. Ciao!